Manca? 20 secondi, attento alla luce rossa. Luce rossa. Avevo chiesto la fonte Avellana, l'acqua dei Santissimi Padri. 10 secondi. È già passato un senatore. 5 secondi. In onda. Cari telespettatori, al termine di un arduo e defatigante lavoro da noi portato avanti con virile determinazione ed indefessa tenacia, la nostra commissione si presenta voi oggi col profondo e legittimo orgoglio, con la limpida ed intemerata coscienza di aver saggiamente operato nel dare una svolta decisiva, ed oso dire storica, alle sorti ormai secolari dell'apparato burocratico italiano. E cominciamo subito col nudo linguaggio delle cifre. I nostri lavori si sono svolti per ben 39 anni, 3 mesi e 21 giorni, dei quali ben 14 giorni lavorativi a tempo pieno. 12 a metà tempo, e si sono articolati attraverso 111 tavole rotonde, 112 quadrati, 28 ettagonali, 2 tavolini parapsicologici, strutturandosi attraverso 983 colazioni di lavoro, 1014 pranzi, 888 cene e 33 merendine al sacco, inglobando inoltre 127 congressi, 85 crociere di aggiornamento e 29 safari propedeutici. Data la complessità del lavoro da svolgere e la fitta rete di interconnessioni collaterali che avvolgono il problema, la nostra commissione ha fin dall'inizio provveduto a varare una prima serie di sottocommissioni in grado di affrontare in modo specifico i singoli aspetti di questa vasta problematica, ed ha quindi provveduto a coordinare il lavoro di queste sottocommissioni attraverso una prima commissione di coordinamento, mentre ogni singola sottocommissione dava vita a sua volta ad una serie di nuclei operativi in grado di fornire una solerta risposta esecutiva a livello di conflittualità capillare, risposte esecutive che la creazione di una seconda commissione di coordinamento fra nuclei operativi vedeva quindi a mediare opportunamente a livello di coordinamento infrastrutturale, a completare questa snella ed agile struttura. Abbiamo infine creato, ultima in ordine di tempo, ma prima in ordine di merito, la commissione per il coordinamento generale, validamente coadiuvata da un agguerritissimo ufficio studi sui problemi teorici del coordinamento. Nel corso di questi lunghissimi anni, la nostra meta suprema è stata di rivoluzionare. Dico di rivoluzionare il rapporto fino ad oggi intercorso tra il cittadino italiano e lo Stato. Va a dire per sempre. Quella ostile diffidenza, quella sottintesa credine che hanno, è triste ma doveroso ammetterlo, inquinato fino ad oggi questo rapporto. E creare al suo posto un rapporto affatto rinnovellato, fatto di assoluta dedizione, di reciproca fiducia. E che questa esigenza sia viva e pulsante a livello delle grandi masse lo comprova e testifica autorevolmente una geniale iniziativa del nucleo operativo della città di Napoli, il quale ha condotto un'inchiesta campione su 100 cittadini napoletani, scelti di preferenza fra i ceti più popolari. Su 100 cittadini napoletani interrogati, alla domanda: ritiene lei possibile immettere un afflato nuovo e vivificante nel rapporto tra lo Stato e il cittadino? Soltanto 3, dico 3, cittadini napoletani hanno fornito una risposta sconveniente, mentre gli altri 97 hanno brevemente ma politicamente risposto: assoreta, la tua sorella, intendendo così esprimere, seppure ancora in forma grezza ed approssimativa, il desiderio struggente delle grandi masse napoletane di un rapporto intimo, caldo, familiare tra lo Stato e il cittadino. E veniamo ora al cuore stesso del problema. Il dato perspicuo della nostra riforma, il criterio ispiratore determinante, è l'introduzione di un fattore dinamico nel corpo vivo della riforma stessa. Era aver adottato una visione non già statica, quindi anchilosante in partenza, ma una visione prospettica di lungo respiro, pienamente rispondente ai mutamenti continui che si verificano oggi all'interno dell'organismo sociale, e già allo scopo di conferire una risposta duttile ma articolata al contempo ad ogni singola sollecitazione che giunge all'apparato centrale dello Stato dai suoi gangli periferici, in un rapporto fecondo di interscambio che realizzi compiutamente, con un'opportuna mediazione, quelle esigenze di autonomia coordinata, del tutto imprescindibili nell'odierno contesto di un'economia scientificamente programmata, che la grande maggioranza della nostra commissione, conscia dell'essenzialità dell'inserimento armonioso nel corpus legislativo, ha portato avanti e propugnato vigorosamente, emarginando e battendo in breccia le posizioni di una infima minoranza della commissione, la quale pretendeva di sostituire al criterio sovrano dell'autonomia coordinata il criterio della cosiddetta funzionalità aggregante, criterio che avrebbe dovuto permettere un più agile riscontro per i postulati della centralità democratica e l'istanza di decentramento controllato relative all'operatività concreta
frequenza di centri periferici come logico forma di supporto di ogni forma di regolamentazione infrastrutturale, onde fomentare una motilità selettiva che introiettasse le motivazioni organiche dell'apparato centrale della codificazione autarchica dell'ente locale, secondo il principio operativo della interreazione ellittica, ultimamente elaborato da alcuni studiosi olandesi, seguaci del professor Zobolin dell'Università di Massachusetts. Concludo brevemente, venendo a quello che è il punto per voi di maggiore momento, lo snellimento dell'iter burocratico. Vi dico subito che abbiamo eccellenti notizie. Il processo di accelerazione dell'iter burocratico, che discende necessariamente dall'adozione del principio dell'autonomia coordinata, si fa frenetico quando adesso si accoppiano le più moderne tecniche cibernetiche, che si materializzano nell'adozione dell'uso del famoso calcolatore elettronico B87XK364HL3, cioè esemplare numero 3. Chiamato familiarmente dai tecnici Filippo III. In qual modo Filippo III sarà concretamente di aiuto al cittadino italiano? Concludo con un esempio semplice e chiarissimo. Il ragionier Bianchi desidera inoltrare un ricorso in via amministrativa. Il ragionier Bianchi compilerà un'apposita scheda completa dei suoi dati anagrafici ed antropometrici. Detta scheda viene prontamente inviata a Filippo III, che dopo averne elaborato i dati in soli due decimi di secondo, la rinvia prontamente ad una delle due commissioni in terzo grado che giudicano in quarta istanza ogni quinto mercoledì di ogni sesto mese. Commissione la quale vaglierà la attitudinalità generica o specifica del ragioniere Bianchi a presentare ricorso. Nel caso di attitudinalità generica, che sarà d'altronde il caso più frequente, si imporrà una integrazione suppletiva di dati antropometrici. La scheda verrà prontamente rinviata a Filippo III che dopo averne elaborato i dati in soli un decimo di secondo, la rinvierà prontamente alla commissione per il risanamento attitudinale, detta anche commissione equinoziale, in quanto si raduna in seduta plenaria ogni 29 di febbraio, per rendere ufficialmente nota la sua decisione il 29 marzo dell'anno bisestile successivo, data appunto dell'equinozio primaverile. Tutto questo, ben inteso, per quanto concerne la fase preliminare. Bravo.